Don Benito, quando l'ho conosciuto da seminarista, io e lui già da vescovo ausiliare, era una persona che incuteva un certo timore, direi, perché era una persona solenne, imponente quando celebrava, ma poi umanamente era ricchissimo, era simpatico e quindi ne ho avuto sempre un'immagine molto familiare. Lui diceva che era contro le bestiacce rosse, che erano le berrette dei cardinali, e lei sembra imitarla. C'è qualche tratto in cui lei si rivede in lui? Magari, ecco, vorrei imitarlo in questa informalità, nel non attaccarsi agli aspetti appariscenti, perché questa sua semplicità, che poi era coltivata quotidianamente dal servizio alle persone bisognose, lui non l'ha mai detto, non l'ha mai sbandierato, ma faceva spesso servizio alle case della carità. Questa è veramente la caratteristica che mi ha sempre colpito di più della personalità di Cocchi. Per quanto riguarda persone bisognose oggi a Modena, secondo lei a che punto siamo? Stiamo cercando tutti insieme, soprattutto le istituzioni civili, ma anche per quello che riusciamo la Chiesa, di sensibilizzare. Siamo al punto di una sensibilizzazione che non si faccia prendere dall'allarmismo, ma che cerchi di andare incontro alle persone, di vedere non solo i bisogni delle persone, ma le persone nel bisogno. Sì, siamo davanti a un bravo vescovo che ha dato l'ultima parte del suo ministero alla nostra città. Ha offerto la sua intelligenza, la sua capacità di dialogo, il suo voler bene, e lo ha vissuto fino in fondo. Io ho avuto la gioia di poter collaborare con lui con fedeltà e serenità. Devo dire che gli ultimi tempi della malattia ci hanno consegnato un uomo diverso. L'altra foto è di pochi giorni fa. La vigilia della sua morte, ho potuto pregare per mezz'ora al suo capezzale insieme ad alcuni parenti e ad altre persone amiche. Guardando il suo viso sofferente ma disteso, ho pensato a quante persone in 15 anni di ministero presbiterale e oltre 40 di ministero episcopale avevano incrociato quel volto, ricevuto una parola e un sorriso, raccolto un'attenzione da parte sua.